Ma orse non ce ne sono, vabbè. Vicino qua, oh, la pubblicità. Ecco qua, la grotta. Beh, la grotta. Questo è molto, molto interessante. Questo praticamente c'è il fumo, vedi? E qua c'è stata gente ad abitare. Prima nella preistoria era un punto di rifugio. Quindi la grotta, da qui almeno il tratto che si vede il fondo della grotta, in linea di massima qua dovrebbe stare, non so, a 20 metri, 20 metri. Quindi si comincia a scendere da questa parte così. Allora sotto, poi direttamente, vedi, c'è come una specie di gradino, prosegue per 7-8 metri, dopodiché si scende, però qua si vede già un pezzo di grotta, però la grotta, a partire da qua, almeno quello che si evidenzia, e poi per il proseguio qua, a proposito, ho notato un'altra cosa. Ah, ecco qua, non c'è molte cose. Sì, ecco qui. Guarda, pieno di fumo. È molto, molto estesa, molto estesa. Questo sicuramente, secondo la leggenda narrata, qua Luco conduce al centro della piazza di Luco. Ah, tutto fumo, fumo, fumo. Sono convinto che qua ci sono le tombe. Sì, qua c'è una necropoli, sicuramente. Ecco qui. Vabbè, qua dovrei fissare un appuntamento. Chi vuole venire qui a fare un sopralluogo, non da solo, con le opportune precauzioni, con la corda, più di una persona, almeno 4-5, più gente è meglio, perché da solo avventurarsi qua, una zona inesplorata, può succedere di tutto, può succedere di tutto. Perché le zone inesplorate ci riservano sempre sorprese. A maggior ragione di questo posto, di questa località, di questa grotta cunicola inesplorata, l'unica persona che ha esplorato almeno qui dall'esterno, ecco qua, vedi? Mi alzo, ecco la grotta, l'accesso, vedi? Qua ci troviamo, benissimo, qua ci troviamo qua dentro. La cosa più strana è, più strana, no strana, per me non è strana, che questa grotta, questo cunicolo, questa storia, questa preistoria, la ho scoperta, l'ha scoperto il sottoscritto Tommaso Pino. Vero che questo e vivi antecedenti sono tutti inediti, sono la prova. È la voce della verità. E che fumo è qui. Ci hanno abitato. Per abitare qui, per accendere il fuoco, significa per scaldarsi, per cucinare. Quindi, nell'epoca preistorica, quindi si cucinava, si mangiava, no? E quindi questo è il luogo, era il luogo adatto e ideale. Siamo nel mese di luglio e qui il luogo è abbastanza asciutto. Vabbè, buona domenica a tutti. Io ho fatto, secondo la mia esperienza, la mia cultura, le mie escursioni, ho fatto la descrizione sullo stato dei luoghi. Quindi tutte le mie affermazioni e le mie prove evidenti sono qui in riferimento a questo video che io adesso, dopo, più tardi, pubblicherò su Facebook e sui vari gruppi di cui faccio parte.